Mi chiamo Vanessa Brandi e sono un'infermiera. Nel mio percorso professionale ho sempre attribuito la stessa importanza sia all'aspetto clinico-lavorativo che a quello formativo. Proprio per questo ho proseguito il mio percorso di formazione triennale con la laurea magistrale in scienze infermieristiche ostetriche, che mi ha permesso di acquisire nuove conoscenze e competenze sia dal punto di vista clinico-scientifico che manageriale. Inoltre, grazie a un'iniziativa promossa da FNOPI in collaborazione con Elena Miroglio, avrò l'opportunità, insieme a 6 giovani colleghe italiane, di frequentare un master di secondo livello in management delle aziende sanitarie. E questa è un'iniziativa volta a promuovere la leadership femminile nelle aziende sanitarie, in un'ottica di miglioramento sia personale che qualitativo dell'assistenza sanitaria. Noi infermieri rappresentiamo un elemento indispensabile nel sistema sanitario nazionale e questo è stato chiaro anche in relazione all'emergenza che stiamo attualmente vivendo, nella quale noi infermieri siamo costantemente impegnati a fornire un servizio che sia di qualità. La capacità di noi professionisti della salute di rispondere a quelli che sono i bisogni della popolazione dipende infatti dal patrimonio di conoscenze possedute e da come queste sono veicolate nelle problematiche cliniche e gestionali. In relazione a ciò, ritengo che la formazione avanzata, l'aggiornamento continuo e la ricerca costituiscano la meta verso cui far convergere gli sforzi di noi professionisti della salute. In particolar modo è la ricerca scientifica che può determinare una crescita della scienza infermieristica, grazie alla quale possiamo valorizzare le nostre competenze anche a livello internazionale.